Signore e signori, buongiorno a tutti e bentornati. Io sono Lexi, questo è un canale sul quale mi diverto a portarvi tantissimi spunti di riflessione sugli argomenti più disparati e poi lasciare che siate voi un po' a tirare le conclusioni, a riflettere e a seguirli o non seguirli a seconda di quello che è la vostra personalità, di quelli che sono i vostri interessi e via dicendo. Insomma, è un canale un po' per voi. Quello di cui volevo andare a parlare oggi facciamo una cosa praticissima, ovvero vi presento due film in un colpo solo. Quindi probabilmente verrà un video di 40 minuti, infatti lo chiamavo già film perché sarà lungo, eterno. I film che vi presento sono Ex Machina, di cui non ricordo l'anno, penso 2012, e The Machine, che dovrebbe essere successivo del 2016 se non sbaglio, ma onde evitare di dire boiate vi metterò a schermo le date effettive. E partiamo da The Machine perché è il primo che ho visto e dopo forse ha un po' mediato anche la mia opinione riguardo all'altro. Il film inizia con un classico test di Turing in cui c'è una persona che va a porre domande a una macchina e una persona nascoste dietro delle porte e che quindi non sa che la macchina è la persona. Appunto, lo scopo del test è riuscire a distinguere immediatamente una macchina dalla persona. Se non si riesce a distinguerli, il test è superato. E quindi c'è questa macchina che va molto vicina al superare il test, non lo supera perché fornisce una risposta un po' troppo bizzarra per un essere umano, anche se potrebbero esserci esseri umani che forniscono risposte molto più bizzarre, detto dalla sottoscritta che ha conosciuto una casistica di esseri umani molto ampia. Sto guardando fuori perché noto le pecorelle che stanno salendo qua sui clivi e che sono carine da vedere perché stanno facendo tutta la fila, ma immagino che non vi interessi. Tornando all'argomento di oggi, questo test viene superato e la persona che stava facendo il test si congratula con la scienziata, una donna che si chiama Eva, che ha creato questa macchina che per appunto il risultato ottenuto le offre di lavorare con lui perché sta appunto cercando di studiare l'intelligenza artificiale, di crearne una in grado di essere effettivamente funzionante come un essere umano. Si scoprirà un po' più avanti a scopi militari. Questa scienziata inizialmente rifiuta la proposta perché non vuole avere niente a che fare con i militari e cambia successivamente idea quando scopre che questo professore che le aveva offerto il lavoro sta in realtà utilizzando i fondi del governo destinati ad uso militare per cercare di curare sua figlia che ha una rara malattia genetica che comporta un ritardo cognitivo che cerca di risolvere grazie a questo uso dell'intelligenza artificiale e quindi a quel punto è disponibile ad aiutarlo, dice, lo fa sta usando soldi militari non per i militari ma a scopo di ricerca, ha uno scopo alla fine benefico con il quale lei si trova in linea e quindi iniziano a collaborare. Successivamente però la scienziata viene uccisa perché viene considerata poco affidabile e quindi da lì lo scienziato protagonista prende la sua macchina, prende il programma che lei aveva scritto per inserirlo all'interno di un corpo artificiale che prenderà poi le fattezze della scienziata che l'aveva creato e che questo androide considera poi come madre, chiamandosi proprio come lei, no? Che si chiama Eva. E questo ci cascano un po' le braccia perché non ne possiamo più di vedere androidi che si chiamano Eva, perché tutti i santi film dove c'è un androide che viene creato con l'intelligenza artificiale si deve chiamare Eva. Ne abbiamo già recensito uno che si intitolava proprio Eva. E questo è scritto Ava, ma è sempre la stessa roba, cioè cambiate i nomi. Fortunatamente i nostri scienziati che studiano l'intelligenza artificiale e creano questi robot effettivamente sono un po' più creativi sui nomi, basta Eva. Cioè, adesso facciamo un piccolo quiz, provate a indovinare come si chiama la protagonista dell'altro film di cui parliamo oggi. 3, 2, 1, Eva! Anche se mi chiedo se questo sia legato un po' al fatto che ci siano diversi americani creazionisti, quindi molto legati a questo ambito religioso, e quindi che il fatto che nei film americani ci siano spesso delle protagoniste di film del genere, quindi con la creazione di un androide, si chiamino Eva, sia legato proprio al fatto che c'è una forte morale religiosa che li porta poi a inserire questa cosa anche nei film, cioè storica, quella lì che è sulla moneta.
metà del dollaro, le scritte "In God we trust", sì, come ci siamo capiti. La scienziata viene uccisa e viene creata questa macchina con la sua intelligenza artificiale che però cercano di sfruttare a livello militare quando la protagonista non è d'accordo. Contemporaneamente veniamo a sapere che prima di arrivare alla creazione di questo corpo artificiale e con l'intelligenza artificiale della scienziata erano stati fatti diversi esperimenti su dei soldati feriti in guerra, al quale venivano chiaramente gravemente feriti con danni al cervello, venivano impiantati con questi sistemi bionici che aveva realizzato gli scienziati precedentemente, che però nel giro di pochi giorni perdevano l'uso della parola e non erano più in grado di comunicare, quindi sostanzialmente venivano ridotti loro stessi ad automi, era la ragione per cui non era considerato affidabile il sistema che veniva utilizzato per curarli. E quindi la ragione per cui si era sviluppata tutta questa ricerca parallela dell'intelligenza artificiale vera e propria, chiedendo l'intervento di una scienziata. Vediamo questi soldati impiantati all'interno della base, usati un po' come marionette, cioè inviati a seguire gli ordini dei grancapi, perché non sembra che siano in grado né di comunicare né di avere un'intelligenza vera e propria, quanto piuttosto di essere condizionati dagli ordini che ricevono. Poi c'è anche la parte drammatica con la madre del soldato disperata: "Cosa avete fatto a mio figlio?" e via dicendo, che cerca di infiltrarsi nella base. E, insomma, c'è anche la parte di azione, ecco, oltre agli spargimenti inutili di sangue. E la nostra Eva alla fine riesce a sviluppare una propria sensibilità, fa amicizia con il professore, di cui chiaramente non ricordo il nome perché sono io. Iniziano a sperimentare le sue capacità e iniziano a insegnarle quello che le servirà poi per diventare un buon soldato, anche se lei inizialmente non concorda perché c'è stato un incidente all'inizio quando ottiene il proprio corpo che, essendo molto spaventata, uccide un essere umano perché non riesce a collegare il fatto che la maschera che indossava con le fattezze di un mostro non lo rendesse un mostro, ma era comunque un essere umano con una maschera, per cui non avendo fatto questa associazione. E quindi, essendo un programma sostanzialmente non intelligente nel vero senso della parola, ma un programma che ancora deve imparare, non era riuscita a fare questo, a discernere questa cosa e aveva finito per uccidere un essere umano, cosa che lei normalmente non avrebbe mai fatto, e anzi rimane un po' traumatizzata da questa cosa. Dice: "Potete aggiustarlo?" E nel momento in cui scopre che l'essere umano non può essere aggiustato, va in crisi e si rifiuta di interagire proprio con gli altri esseri umani. Se non con questi esseri umani impiantati che la contattano, e non capiamo bene cosa si dicano in realtà, lo scopriremo dopo. A un certo punto Eva comincia effettivamente a sviluppare, a mostrare segni di un'intelligenza vera e propria, con una propria sensibilità, e quindi diventa inutile dal punto di vista militare, perché appunto ha tutti questi sentimenti che le impediscono di fare il suo lavoro e che la rendono anche imprevedibile, cosa che è intelligenza effettiva, ma non è quello che stavano ricercando i militari. Quindi chiedono al professore di riprogrammarla in modo che sia un po' meno creativa, in modo che sia un buon soldato, cosa che però il professore si rifiuta di fare. Il problema è che iniziano a ricattarlo perché a quel punto muore la figlia. Il professore ha salvato tutte le sue memorie, tutta la sua struttura cerebrale su un supporto tecnologico, non è ben chiaro, un computer, diciamo. Loro lo minacciano di cancellare tutti questi dati, quindi l'essenza alla fine della figlia, se lui non avesse riprogrammato questo androide. Quindi loro, il professore si mette d'accordo con l'androide, che a quel punto si fida di lui, per fingere che lui l'abbia riprogrammata quando in realtà non la riprogramma. E avendo lui rischiato tutte le informazioni che aveva sulla figlia per cercare di risparmiarle la vita, quindi risparmiarle quella che era la sua esistenza, lei decide di aiutarlo. Iniziano tutti a combattere e viene fuori che, vabbè, tanto questo non è rilevante al fin del film, quindi non vi spoilerò il finale. E questo alla fine è il primo film. Andiamo a vedere invece Ex Machina.